Via Crucis, dettata da Gesù a Josefa Menéndez. Vieni a contemplarmi durante il doloroso cammino del Calvario, dove sto per spargere il mio sangue. Adoralo e offrilo al mio Padre Celeste, affinché serva per la salvezza delle anime. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Io credo in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Atto di dolore. Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, perché peccando ho meritato i tuoi castighi, e molto più perché ho offeso te, infinitamente buono e degno di essere amato sopra ogni cosa. Propongo, con il tuo santo aiuto, di non offenderti mai più e di fuggire le occasioni prossime di peccato. Signore, misericordia, perdonami. Prima stazione. Gesù è condannato a morte. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal Vangelo. Venuto il mattino, tutti i capi dei sacerdoti e gli anziani del popolo tennero consiglio contro Gesù per farlo morire. Poi lo misero in catene, lo condussero via e lo consegnarono al governatore Pilato. Ascolta come pronunciano contro di me la sentenza di morte. Considera con quale silenzio, con quale pazienza e con quale mansuetudine la riceve il mio cuore. Anime che cercate di imitare la mia condotta, imparate a mantenere il silenzio e la serenità di fronte a ciò che vi mortifica e contraria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Abbi pietà di noi, Signore, abbi pietà di noi.
Santa Madre, de voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Eterno Padre, ricevi il sangue divino che Gesù Cristo tuo Figlio ha sparso nella sua passione. Per le sue piaghe, per il suo capo trapassato di spine, per il suo cuore, per tutti i suoi meriti, perdona le anime e salvale. Baciando la terra si dice: Sangue divino del mio Redentore, io ti adoro con profondo rispetto e grande amore, per riparare gli oltraggi che ricevi dalle anime. Gesù e Maria vi amo, salvate le anime e salvate i consacrati. Seconda stazione. Gesù prende la croce. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal Vangelo. Poi a tutti diceva: Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. Chi vorrà salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per me la salverà. Guarda la croce che mettono sulle mie spalle. Il suo peso è grande, ma l'amore che sento verso le anime è molto più grande. Anime che mi amate, confrontate la vostra sofferenza con l'amore che mi portate e non permettete che l'abbattimento spenga la fiamma di questo amore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Abbi pietà di noi, Signore, abbi pietà di noi. Santa Madre, de voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Eterno Padre, ricevi il sangue divino che Gesù Cristo tuo Figlio ha sparso nella sua passione. Per le sue piaghe, per il suo capo trapassato di spine, per il suo cuore, per tutti i suoi meriti, perdona le anime e salvale. Baciando la terra si dice: Sangue divino del mio Redentore, io ti adoro con profondo rispetto e grande amore, per riparare gli oltraggi che ricevi dalle anime. Gesù e Maria vi amo, salvate le anime e salvate i consacrati. Terza stazione. Gesù cade per la prima volta. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal Vangelo. Voi tutti che passate per la via, considerate e osservate se c'è un dolore simile al mio dolore, al dolore che ora mi tormenta. Il peso della croce mi fa cadere a terra, ma lo zelo per la salvezza delle anime mi fa risollevare.
prendete nuovamente animo e proseguite il cammino. Anime che ho invitato a dividere il peso della mia croce, vedete un po' se il vostro zelo per le anime vi infonde nuova energia per andare avanti nel cammino dell'abnegazione e della rinuncia di voi stessi, oppure se l'eccessivo amor proprio atterra le vostre forze e non vi lascia sopportare il peso della croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Abbi pietà di noi, Signore, abbi pietà di noi. Santa Madre, Dea, voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Eterno Padre, ricevi il sangue divino che Gesù Cristo tuo Figlio ha sparso nella sua passione. Per le sue piaghe, per il suo capo trapassato di spine, per il suo cuore, per tutti i suoi meriti, perdona le anime e salvale. Baciando la terra si dice: sangue divino del mio Redentore, io ti adoro con profondo rispetto e grande amore, per riparare gli oltraggi che ricevi dalle anime. Gesù e Maria vi amo, salvate le anime e salvate i consacrati. Quarta stazione. Gesù incontra sua madre. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal Vangelo. Simeone li benedisse e parlò a Maria sua madre. Egli è qui per la rovina e la resurrezione di molti in Israele, segno di contraddizione, perché siano svelati i pensieri di molti cuori. E anche a te una spada trafiggerà l'anima. Sua madre serbava tutte queste cose nel suo cuore. Qui incontro la mia santissima e diletta madre. Considera il martirio che soffrono i nostri due cuori. Tuttavia, il dolore dell'uno e dell'altro si uniscono vicendevolmente e l'amore, per quanto doloroso, trionfa. Anime che camminate per lo stesso sentiero e che avete di mira gli stessi intenti, la vista delle vostre sofferenze vicendevoli vi animi e vi fortifichi, affinché l'amore trionfi, l'unione nel dolore vi sostenga e vi faccia abbracciare generosamente le spine del cammino. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria,
piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Abbi pietà di noi, Signore, abbi pietà di noi. Santa Madre, Dea, voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Eterno Padre, ricevi il sangue divino che Gesù Cristo tuo Figlio ha sparso nella sua passione. Per le sue piaghe, per il suo capo trapassato di spine, per il suo cuore, per tutti i suoi meriti, perdona le anime e salvale. Baciando la terra si dice: Sangue divino del mio Redentore, io ti adoro con profondo rispetto e grande amore, per riparare gli oltraggi che ricevi dalle anime. Gesù e Maria vi amo, salvate le anime e salvate i consacrati. Quinta stazione. Il Cireneo aiuta Gesù. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal Vangelo. Mentre lo conducevano via, presero un certo Simone di Cirene, che veniva dalla campagna, e gli misero addosso la croce da portare dietro a Gesù. Considera come Simone di Cirene accetta questo peso crudele e penoso per un meschino interesse e come il mio corpo va perdendo le forze. O anime, se vi vengono meno le forze alla vista della lotta continua contro la propria natura, considerate che portate la mia croce. Non già per un piccolo premio o per un godimento terreno e passeggero, ma per acquistare la vita eterna e per procurare la stessa felicità ad altre anime. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Abbi pietà di noi, Signore, abbi pietà di noi. Santa Madre, Dea, voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Eterno Padre, ricevi il sangue divino che Gesù Cristo tuo Figlio ha sparso nella sua passione. Per le sue piaghe, per il suo capo trapassato di spine, per il suo cuore, per tutti i suoi meriti, perdona le anime e salvale. Baciando la terra si dice: Sangue divino del mio Redentore, io ti adoro con profondo rispetto e grande amore,
per riparare gli oltraggi che ricevi dalle anime. Gesù e Maria vi amo, salvate le anime e salvate i consacrati. Sesta stazione. La Veronica asciuga il volto di Gesù. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal Vangelo. È cresciuto come un bilgurto davanti a lui, e come una radice in terra arida. Non ha apparenza né bellezza per attirare i nostri sguardi, non splendore per provare in lui diletto. Disprezzato e reietto dagli uomini, uomo dei dolori che ben conosce il patire, come uno davanti al quale ci si copre la faccia. Era disprezzato e non ne avevano alcuna stima. Considera la carità con cui questa donna, la Veronica, viene a tergere il mio volto e come, per amore, vince ogni rispetto umano. Ah, non permettete che un futile timore di perdere la reputazione o la fama vi impedisca ora di tergere il mio volto con atti di generosità e di amore. Vedete come il sangue lo inonda. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Abbi pietà di noi, Signore, abbi pietà di noi. Santa Madre, de voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Eterno Padre, ricevi il sangue divino che Gesù Cristo tuo Figlio ha sparso nella sua passione. Per le sue piaghe, per il suo capo trapassato di spine, per il suo cuore, per tutti i suoi meriti, perdona le anime e salvale. Baciando la terra si dice: sangue divino del mio Redentore, io ti adoro con profondo rispetto e grande amore, per riparare gli oltraggi che ricevi dalle anime. Gesù e Maria vi amo, salvate le anime e salvate i consacrati. Settima stazione. Gesù cade la seconda volta. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal Vangelo. Noi tutti eravamo sperduti come un gregge. Ognuno di noi seguiva la sua strada. Il Signore fece ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti. Maltrattato, si lasciò umiliare e non aprì la sua bocca. Era come agnello condotto al macello, come una pecora muta di fronte ai suoi tosatori, e non aprì la sua bocca. La croce va esaurendo le mie forze. Il cammino è lungo e penoso. Nessuno si avvicina per porgermi aiuto. Il mio affanno è tale che cado una seconda volta. Anime che camminate la mia sequela, non perdetevi di coraggio se nella vostra vita
senza consolazioni umane e piene di aridità, vi vedete private di ogni consolazione spirituale. Prendete animo dalla vista del vostro modello sul cammino del Calvario. Vedete, è la seconda volta che cade, ma si rialza e prosegue il cammino fino al termine. Se volete attingere un po' di forza, venite e baciategli i piedi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Abbi pietà di noi, Signore, abbi pietà di noi. Santa Madre, De, voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Eterno Padre, ricevi il sangue divino che Gesù Cristo tuo Figlio ha sparso nella sua passione. Per le sue piaghe, per il suo capo trapassato di spine, per il suo cuore, per tutti i suoi meriti, perdona le anime e salvale. Baciando la terra si dice: sangue divino del mio Redentore, io ti adoro con profondo rispetto e grande amore, per riparare gli oltraggi che ricevi dalle anime. Gesù e Maria vi amo, salvate le anime e salvate i consacrati. Ottava stazione. Gesù incontra alcune donne piangenti. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal Vangelo. Lo seguivano una gran folla di popolo e di donne che si battevano il petto e facevano lamenti su di lui. Ma Gesù, voltandosi verso le donne, disse: figli di Gerusalemme, non piangete su di me, ma piangete su voi stesse e sui vostri figli. Ecco, verranno giorni nei quali si dirà: beate le sterili e i grembi che non hanno generato e le mammelle che non hanno allattato. Allora cominceranno a dire ai monti: cadete su di noi e i colli copriteci. Perché se trattano così il legno verde, che avverrà del legno secco? Vedendomi in tale stato di ignominia, le donne di Gerusalemme piangono. Il mondo piange dinanzi alle sofferenze, ma io vi dico, o anime che mi seguite, per il cammino stretto che, un giorno, il mondo vi vedrà camminare per ampie e fiorite praterie, mentre lui, Satana, e i suoi seguaci cammineranno sopra il fuoco che essi stesso si preparano con i loro godimenti. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Abbi pietà di noi, Signore. Abbi pietà di noi. Santa Madre, de voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Eterno Padre, ricevi il sangue divino che Gesù Cristo tuo Figlio ha sparso nella sua passione. Per le sue piaghe, per il suo capo trapassato di spine, per il suo cuore, per tutti i suoi meriti, perdona le anime e salvale. Baciando la terra si dice: Sangue divino del mio Redentore, io ti adoro con profondo rispetto e grande amore, per riparare gli oltraggi che ricevi dalle anime. Gesù e Maria vi amo, salvate le anime e salvate i consacrati. In una stazione, Gesù cade la terza volta. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal Vangelo. Noi che siamo i forti, abbiamo il dovere di sopportare le infermità dei deboli, senza compiacere noi stessi. Ciascuno di noi cerchi di compiacere il prossimo nel bene per edificarlo. Cristo, infatti, non cercò di piacere a se stesso, ma come sta scritto, gli insulti di coloro che ti insultarono sono caduti sopra di me. Considera che quasi sono prossimo al Calvario e cado per la terza volta. Così darò forza a quelle povere anime che in pericolo di morte eterna si rammolliranno con il sangue delle ferite che produce questa terza caduta. Otterrò loro grazia per rialzarsi e giungere ad ottenere la vita eterna. Anime che desiderate imitarmi, non trascurate mai il più piccolo atto, anche se vi produce nuove ferite, non importa. Questo sangue darà la vita a un'anima. Imitate il vostro Gesù che avanza verso il Calvario. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Abbi pietà di noi, Signore. Abbi pietà di noi. Santa Madre, de voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Eterno Padre, ricevi il sangue divino che Gesù Cristo tuo Figlio ha sparso nella sua passione. Per le sue piaghe,
per il suo capo trapassato di spine, per il suo cuore, per tutti i suoi meriti, perdona le anime e salvale. Baciando la terra si dice: Sangue divino del mio Redentore, io ti adoro con profondo rispetto e grande amore, per riparare gli oltraggi che ricevi dalle anime. Gesù e Maria vi amo, salvate le anime e salvate i consacrati. Decima stazione. Gesù viene spogliato. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal Vangelo. I soldati poi, quando ebbero crocifisso Gesù, presero le sue vesti e ne fecero quattro parti, una per ciascun soldato, e la tunica. Ora quella tunica era senza cucitura, tessuta tutta d'un pezzo da cima a fondo. Perciò dissero tra loro: non stracciamola, ma tiriamo la sorte a chi tocca. Così si adempiva la scrittura: si sono divise tra loro le mie vesti e sulla mia tunica hanno gettato la sorte. E i soldati fecero proprio così. Considera con quanta crudeltà mi spogliano dalle vesti. Contempla come io rimango in silenzio e in un totale abbandono. Lasciatevi spogliare di quanto possedete, sia dei beni che della propria volontà. In cambio, io vi rivestirò con la tunica della purezza e con i tesori del mio cuore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Abbi pietà di noi, Signore. Abbi pietà di noi. Santa Madre, de voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Eterno Padre, ricevi il sangue divino che Gesù Cristo tuo Figlio ha sparso nella sua passione. Per le sue piaghe, per il suo capo trapassato di spine, per il suo cuore, per tutti i suoi meriti, perdona le anime e salvale. Baciando la terra si dice: Sangue divino del mio Redentore, io ti adoro con profondo rispetto e grande amore, per riparare gli oltraggi che ricevi dalle anime. Gesù e Maria vi amo, salvate le anime e salvate i consacrati. Undicesima stazione. Gesù inchiodato alla croce. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal Vangelo. Quando giunse al luogo detto Cranio, là crocifissero lui e i due malfattori, uno a destra e l'altro a sinistra. Gesù diceva: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Già sono giunto,
sulla cima dove mi daranno la morte. Già mi stendono e mi inchiodano sulla croce. Non ho più nulla, neppure la libertà di muovere una mano, un piede. Non sono i chiodi che mi trattengono, ma l'amore. Perciò dalle mie labbra non cade né un lamento né un sospiro. Voi siete inchiodate sulla croce e siete trattenuti dai chiodi. Non lagnatevi, non mormorate, quando questi chiodi benedetti vi lacerano le mani e i piedi. Venite e baciate i miei. Qui troverete la forza. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Abbi pietà di noi, Signore, abbi pietà di noi. Santa Madre, Dea, voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Eterno Padre, ricevi il sangue divino che Gesù Cristo tuo Figlio ha sparso nella sua passione. Per le sue piaghe, per il suo capo trapassato di spine, per il suo cuore, per tutti i suoi meriti, perdona le anime e salvale. Baciando la terra si dice: Sangue divino del mio Redentore, io ti adoro con profondo rispetto e grande amore, per riparare gli oltraggi che ricevi dalle anime. Gesù e Maria vi amo, salvate le anime e salvate i consacrati. Dodicesima stazione. Gesù muore dopo 3 ore di agonia. Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal Vangelo. Venuto a mezzogiorno, si fece buio su tutta la terra fino alle 3 del pomeriggio. Alle 3 Gesù gridò con voce forte: Eloi, Eloi, lema sabachthani, che significa: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Alcuni dei presenti, udito ciò, dicevano: Ecco, chiama Elia. Uno corse a inzuppare di aceto una spugna e, postola su una canna, gli dava da bere dicendo: Aspettate, vediamo se viene Elia a toglierlo dalla croce. Ma Gesù, dando un forte grido, spirò. La croce è la mia compagna sul cammino del Calvario. Sulla croce esalo l'ultimo respiro. Anime,
che avete avuto la croce per compagna inseparabile durante tutta la vostra vita. Siate certe che su di esse esalerete il vostro ultimo respiro, ma è però anche certo che essa sarà la porta con cui entrerete alla vita. Baciate costantemente questo pegno sacro e benedetto. Abbracciatelo con tenerezza e amatelo, come il più grande dei vostri tesori. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Abbi pietà di noi, Signore, abbi pietà di noi. Santa Madre, Dea, voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Eterno Padre, ricevi il sangue divino che Gesù Cristo tuo Figlio ha sparso nella sua passione. Per le sue piaghe, per il suo capo trapassato di spine, per il suo cuore, per tutti i suoi meriti, perdona le anime e salvale. Baciando la terra si dice: Sangue divino del mio Redentore, io ti adoro con profondo rispetto e grande amore, per riparare gli oltraggi che ricevi dalle anime. Gesù e Maria vi amo, salvate le anime e salvate i consacrati. Tredicesima stazione. Gesù è deposto dalla croce. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal Vangelo. C'era un uomo di nome Giuseppe, membro del Sinedrio, persona buona e giusta. Non aveva aderito alla decisione e all'opera degli altri. Egli era di Arimatea, una città dei Giudei, e aspettava il regno di Dio. Si presentò a Pilato e chiese il corpo di Gesù. Lo calò dalla croce, lo avvolse in un lenzuolo e lo depose in una tomba scavata nella roccia, nella quale nessuno era stato ancora deposto. Considera la carità con cui Giuseppe di Arimatea si incarica di calare il mio corpo dalla croce. Lo depone tra le braccia di mia madre. Essa lo adora e lo bacia. Lascia cadere le sue lacrime sul mio volto e su tutte le mie membra. Poi lo consegna a quelli che dovranno imbalsamarlo e deporlo nel sepolcro. O anime tutte, venite. Prendete il mio corpo, imbalsamatelo con gli aromi delle vostre virtù. Adorate le sue piaghe, baciatele e lasciate che le vostre lacrime cadano sul mio volto. E poi mettetemi nel sepolcro del vostro cuore e dite anche una parola di conforto alla cara madre mia e vostra. Padre nostro che sei nei cieli,
sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Abbi pietà di noi, Signore, abbi pietà di noi. Santa Madre, Dea, voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Eterno Padre, ricevi il sangue divino che Gesù Cristo tuo Figlio ha sparso nella sua passione. Per le sue piaghe, per il suo capo trapassato di spine, per il suo cuore, per tutti i suoi meriti, perdona le anime e salvale. Baciando la terra si dice: Sangue divino del mio Redentore, io ti adoro con profondo rispetto e grande amore, per riparare gli oltraggi che ricevi dalle anime. Gesù e Maria vi amo, salvate le anime e salvate i consacrati. 14ª stazione. Gesù viene deposto nel sepolcro. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal Vangelo. Giuseppe, preso il corpo di Gesù, lo avvolse in un candido lenzuolo e lo depose nella sua tomba nuova, che si era fatta scavare nella roccia. Rotolata poi una grande pietra sulla porta del sepolcro, se ne andò. Considera con quanta delicatezza mi mettono nel sepolcro. È nuovo e quindi puro, senza la più leggera macchia. Anime che mi siete unite, cercate tutte le delicatezze che vi suggerirà l'amore, affinché il vostro cuore sia puro e ben adorno per seppellirmi nell'amore tenero, forte, costante e generoso. Ora baciate e adorate le mie piaghe e recitate il miserere. Miserere, o Salmo 50. Pietà di me, o Dio, secondo la tua misericordia. Nella tua grande bontà, cancella il mio peccato. Lavami da tutte le mie colpe. Mondami dal mio peccato. Riconosco la mia colpa. Il mio peccato mi sta sempre dinanzi. Contro di te, contro te solo ho peccato. Quello che è male ai tuoi occhi, io l'ho fatto. Perciò sii giusto quando parli, retto nel tuo giudizio. Ecco, nella colpa sono stato generato, nel peccato mi ha concepito mia madre. Ma tu vuoi la sincerità del cuore e nell'intimo mi insegni la sapienza. Purificami con issopo e sarò mondo. Lavami e sarò più bianco della neve. Fammi sentire gioia e letizia. Esulteranno le ossa che hai spezzato. Distogli lo sguardo dei miei peccati. Cancella tutte le mie colpe. Crea in me, o Dio, un cuore puro. Rinnova in me uno spirito saldo. Non respingermi dalla tua presenza e non privarmi del tuo Santo Spirito. Rendimi la gioia di essere salvato
Sostieni in me un animo generoso. Insegnerò agli erranti le tue vie e i peccatori a te ritorneranno. Liberami dal sangue, Dio, Dio mia salvezza. La mia lingua esalterà la tua giustizia. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclami la tua lode, poiché non gradisci il sacrificio e se offro olocausti non li accetti. Uno spirito contrito è sacrificio a Dio. Un cuore affranto e umiliato, Dio, tu non disprezzi. Nel tuo amore fa grazia a Sion. Rialza le mura di Gerusalemme. Allora gradirai i sacrifici prescritti, l'olocausto e l'intera oblazione. Allora immoleranno vittime sopra il tuo altare. Amen. Per l'acquisto delle sante indulgenze e per le intenzioni del Sommo Pontefice, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Che Dio ci benedica, faccia risplendere il suo volto su di noi e ci dia la pace. L'incensiere d'oro vi saluta, vi dà appuntamento al prossimo video e vi ricorda sempre di ricordarmi nelle vostre preghiere. Io pregherò per voi. Grazie.